La strada. La strada è per definizione l'area ad uso pubblico aperta a tutti destinata alla circolazione di veicoli, pedoni e animali. Quindi dobbiamo intendere la strada come tutto ciò che vediamo tra la proprietà privata da un lato fino alla proprietà privata dall'altro. Attenzione che ci sono tanti quiz che cercano di farvi cadere su questa parte. Per capirci meglio, la strada non è solo quello che vediamo ricoperto dall'asfalto, ma comprende altre parti di pertinenza, come le banchine, i marciapiedi e le piste ciclabili, ed infine le piazzole di sosta e la corsia di emergenza. Tutte queste pertinenze fanno parte della strada. La strada può essere a senso unico, oppure a doppio senso di circolazione. Inoltre, la strada può essere suddivisa in più carreggiate. La carreggiata. La carreggiata è la parte della strada che vediamo normalmente asfaltata e compresa tra le linee di margine continue, destro e sinistro, destinata alla circolazione dei veicoli a motore e non a motore. Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia, le corsie di sorpasso, gli attraversamenti ciclabili e pedonali. Attenzione quindi nei quiz a non confondere strada e carreggiata. Non fanno parte della carreggiata, anche se sono parte della strada, le banchine, le piazzole di sosta, le piste ciclabili, i marciapiedi e le corsie di emergenza delle autostrade. Le carreggiate possono essere a senso unico o a doppio senso di circolazione. Ogni carreggiata può essere suddivisa in più corsie. La corsia. La corsia è una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli. Non può essere mai a doppio senso di circolazione e non consente a nessun tipo di veicolo di viaggiare affiancato ad un altro al suo interno. È delimitata da strisce continue o discontinue e può essere di vari tipi. Corsia di marcia destinata alla marcia normale dei veicoli, corsia di sorpasso destinata all'effettuazione dei sorpassi. Corsia specializzata, usata ad esempio per la manovra di svolta dei veicoli. Corsia riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli come autobus e taxi. Corsia destinata per la sosta di emergenza in caso di guasto o malessere. Possono esistere corsie sulle quali si deve osservare una velocità minima obbligatoria imposta dall'ente proprietario della strada. La corsia può essere di accelerazione o decelerazione per entrare o uscire dall'autostrada. La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità, cioè accelerare, entrando correttamente e più facilmente in autostrada o in extraurbana principale. Si trova quando si esce dall'area di servizio e si rientra in autostrada. Le corsie di accelerazione e di decelerazione non devono essere mai utilizzate per il sorpasso. La corsia di decelerazione, cioè rallentamento, serve per facilitare ed effettuare correttamente l'uscita dei veicoli dall'autostrada o da una strada extraurbana principale. Si può trovare per entrare nell'area di servizio, ma non può essere mai utilizzata per la sosta dei veicoli. La banchina. La banchina è parte della strada posta al di fuori della carreggiata, situata oltre la linea bianca continua di margine. Di norma non consente il transito dei veicoli e non consente di fermarsi o sostare, tranne in caso di emergenza. Il marciapiede. Il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata e protetta, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni e dalla sosta dei veicoli solo ed esclusivamente in presenza di apposite strisce di parcheggio. L'intersezione, incrocio. L'intersezione a raso, detta anche incrocio a raso, è l'area comune a più strade che si incrociano allo stesso livello, cioè sullo stesso piano, quindi non a livelli diversi o sovrapposti,
che vedremo di seguito. Può essere regolata da semaforo e richiede di fare attenzione ai veicoli provenienti dalle altre strade che incrociamo. L'intersezione a livelli sfalsati comprende rampe, sovrappassi o sottopassi, che consentono lo smistamento dei veicoli tra strade situate ad altezze diverse, facilitando la circolazione poiché esclude l'incrocio diretto fra i veicoli. Non è mai regolata da semafori, ma richiede comunque di moderare la velocità e rispettare i limiti massimi generali. L'isola di traffico. L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale sono vietati la sosta ed il transito di tutti i veicoli, che serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli verso varie direzioni. Può essere a raso, dipinta con zebrature di colore bianco e delimitata da strisce bianche continue. Oppure può essere un'isola di traffico in rilievo, rialzata. Di norma l'isola di traffico rialzata è preceduta dalle zebrature di colore bianco. Isola a raso. Il salvagente. Il salvagente è un elemento rialzato della strada, che posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus ed autobus, ma serve anche al riparo, protezione o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada. Può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa. Attenzione a non confondere il salvagente con lo spartitraffico, che invece serve a dividere i sensi di marcia. L'attraversamento pedonale. L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce. Viene segnalato con strisce bianche parallele ed è destinato al transito dei pedoni che attraversano. Fa parte della carreggiata e quindi consente ai veicoli di transitarvi sopra, ma non consente ai veicoli di fare la fermata o la sosta sulle strisce. Area pedonale. L'area pedonale consente il transito, oltre che ai pedoni, alle biciclette, ai veicoli al servizio di persone diversamente abili e ai veicoli elettrici ad emissione zero se espressamente consentito nel segnale stradale che la delimita. Non è consentito di norma il transito di motoveicoli ed autoveicoli salvo diversa segnalazione. Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia e dei vigili del fuoco con sirena e lampeggiante blu in funzione. La zona a traffico limitato. Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti o di veicoli in alcune ore della giornata. Il passo carrabile. Il passo carrabile è una zona per l'accesso e lo stazionamento dei veicoli alle proprietà laterali alla strada, che permette ai veicoli che circolano sulla strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta o alle proprietà private come garage e cortili. Il passo carrabile deve essere segnalato da apposito segnale, che indica l'ente, come comune o provincia, che ne ha autorizzato l'apertura e il numero di autorizzazione. In corrispondenza del passo carrabile non è consentita la sosta, mentre è consentita la fermata se non si impedisce il transito dei veicoli in ingresso o in uscita. Il passaggio a livello. Il passaggio a livello è il passaggio della ferrovia sullo stesso piano della carreggiata, opportunamente segnalato e preceduto da pannelli distanziometrici. Attenzione nei quiz a non confondere il passaggio a livello con l'attraversamento tranviario, che vedremo di seguito. In un passaggio a livello si possono trovare le barriere o le semibarriere, la croce di Sant'Andrea, le luci rosse fisse o lampeggianti e un dispositivo di segnalazione acustica. L'autostrada.